Intanto di nuovo benvenuti al Nubio per l'ultima tappa di selezioni del tipo del Festival dei Castelli Romani, seconda edizione, e do il benvenuto al quarto gruppo in gara di Long Trip. Con Long Trip ovviamente è il nome d'arte, però presentiamoci. Allora, sono Daniele Raffaelli. Del gruppo sei un po' sì, cantante e chitarra. Ok. Gaffaia e bassista. Luca Di Pacelli, chitarra seconda. Allora, voi siete partecipati al festival inedito, del quale andiamo a ricordare il titolo. L'uomo davanti alla vita. Un inedito bellissimo che avete appena presentato, si chiama Chi lo ricorda? Lontano da Dio. Allora, ragazzi, chi scrive i pezzi? Voi, l'autore che altro lo dice? Lo dice io. Quindi vi chiedo, il... Anche se in questo caso non è mio, quindi forse la domanda uno dei due. Il nome davanti alla vita è suo. Ok, allora, il senso, qual è il messaggio di questo? E a chi si rivolge soprattutto? Beh, si rivolge un po' a tutte quelle persone che stanno così, fino a 20 anni senza sapere bene cosa fare della vita, e poi decidono, ovviamente se rendono conto, a un certo punto. Essendo più vecchio non parla di te. Sì, perché se non parla di me. Però comunque sì, in quel momento in cui ti rendi conto un po' che forse hai trovato la via giusta. Quindi non parla di te. Sì, infatti, sempre scelte. Quindi diciamo un po' un esame sul senso dell'uomo. Sì, più. L'esperienza divina. Sì, diciamo di sì. Come nasce? Nasce da uno stato d'animo. E qual è lo stato d'animo che ti ha ispirato in te? Che effettivamente, come dice lui, stava dicendo, ma che cosa devo fare io nella mia vita? E quindi, insomma, poi alla fine... Ragazzi, sensazione a caldo. Cosa si prova a stare lì giù nel palco, in questa piazza, con il pubblico che vi ascolta, con il giudizio che sta lì per lanciare? Quello va, crea un po' di ansia, sì, però è molto bello, è piena la piazza, quindi... Poi tutta l'organizzazione è stata impeccabile, sì, quello... Qual è il gruppo con il quale non vorreste proprio trovarvi a contatto? Quello prima di noi. Cioè, poi di niente. Ci è piaciuto veramente molto. Ognuno di noi è 3 volte più bravo di noi insieme, praticamente, quindi... Insomma, ma obiettivi per il vostro futuro? Dopo il festival, cosa vi aspetta? La finale! Allora, con questo il nostro augurio. Ciao.